Non sono molto abitudinario nel fare questi tipi di video, ma ci tenevo per un paio di motivi importanti. Il primo motivo è per salutarvi, per sapere come state, come va. Insomma, è da tanto che non ci vediamo e chissà per quanto altro tempo non ci vedremo. Spero che tutta questa grande merda passi il più in fretta possibile, anche perché, scusate il francesismo, qua altro termine davvero non riesco a trovarlo. Il secondo motivo è che proprio un anno fa iniziò tutto questo grande casino. Me lo ricordo bene perché il pomeriggio di un anno fa io andai in conservatorio per una masterclass sulla composizione di musiche per film, serie TV, videogiochi e quant'altro. Entro in un modo e ne esco in un altro a tardo pomeriggio. Praticamente iniziarono a diffondersi le notizie sul virus. Il titolare del locale dove dovevo andare a fare musica quella sera mi annullò la serata dicendomi: "Guarda, qui i clienti hanno paura, stanno disdicendo i tavoli." Ho detto: "Vabbè, ok, vediamo." E quindi, insomma, da un anno che il lavoro mio si è bruscamente interrotto, così come quello di an tanti altri colleghi, tanti altri musicisti, non solo i musicisti, anche altri operatori dello spettacolo, fatta eccezione forse dell'estate in cui qualcuno di noi ha lavorato, me compreso, per poi far sì che tutto si rinterrompesse un'altra volta da ottobre in poi fino al giorno d'oggi. Poi volevo fare una riflessione su quello che erano le aspettative un anno fa circa, quando poi il virus è diventato pandemia. Ricordo che erano quelle di un mondo migliore, di un essere umano migliore, aspettative molto nobili. Poi in realtà mi sono reso conto che ci siamo incattiviti, chi per un motivo, chi per l'altro, chi per tante motivazioni valide come meno valide. È purtroppo un risultato che speravo e non pensavo arrivasse, però al momento quello che vedo in tutto questo grande macello è questo. Io comunque sto andando avanti nello studio in conservatorio, in quello che è la mia materia principale, che è tecnica del suono, più gli studi sul pianoforte, più tutte le materie connesse. Sto portando avanti progetti nuovi, sempre in ambito musicale, non solo, quindi diciamo sto provando un po' a pensare fuori dagli schemi. Quindi, fatti i dovuti saluti a tutti, ricordando cosa è successo un anno fa. Facendo una riflessione personale, spiegando quello che ho fatto, quello che faccio e quello che farò. Vi saluto ancora di nuovo, spero di vederci veramente presto. Un grande abbraccio, mi raccomando, forza, ciao.